Sì, molto importante in tutte le attività complesse come quella per acuti, in questo caso parliamo veramente di attività salvavita, di avere l'ultima tecnologia, quella più avanzata. È chiaro che dà più qualità agli interventi, esiti migliori, possibilità ai professionisti di lavorare con tutta la sicurezza del caso. Riuscire ad avere poi due macchine è ancora più importante, perché anche nel caso in cui può succedere alle tecnologie di fermarsi, c'è una seconda macchina in grado di continuare l'intervento, e quando un intervento con una particolare urgenza, questo è essenziale. Quindi migliora la qualità, la tecnologia, migliora la sicurezza più complessiva di questa struttura, in un quadro che vede sempre di più diffuso nel territorio presidi di elevato livello tecnologico in connessione fra loro per una rete che funzioni e possa offrire il massimo ai nostri cittadini. Impegno anche della Fondazione, istituzioni che insieme sono riuscite anche ad attuare questo percorso. Sì, la Fondazione è sempre vicina al territorio, in modo particolare alla sanità. Sono donazioni preziosissime, perché appunto accompagnano in questa collaborazione pubblico-privato quelle che è la possibilità di istituire spazi a questo livello e anche con i tempi che una fondazione può garantire, perché mentre un tempo facevano una donazione economica poi dovevano aspettare anni le gare, oggi donano direttamente le macchine.